Noi abbiamo scelto Menichini perché il profilo sia umano che tecnico di Menichini si sposa perfettamente con la nostra idea di allenatore. È il classico allenatore, secondo noi, da Crotone. Lo abbiamo scelto per le qualità umane e tecniche. Umane perché l'abbiamo incontrato più volte, ci siamo parlati insieme a Gianni Vrenna, insieme al direttore sportivo Ursino, e Menichini è una persona umile quanto basta per sedersi al tavolo di una dirigenza e parlare in maniera molto, molto chiara e molto franca. È un uomo che ha voglia di lavorare, molto professionale, viene qui a Crotone per mettersi al servizio della squadra, quindi viene per lavorare seriamente e perché ha voglia di emergere. Dal punto di vista tecnico è chiaro che noi l'abbiamo seguito come giocava il Lumezzane lo scorso anno, e a noi piace il gioco di Menichini. Quindi a noi piace come il mister fa giocare le squadre, entra in campo sempre per vincere, con la grinta giusta, e lo abbiamo scelto per questo. Prima di passare alle domande, volevo sottolineare un'ulteriore cosa. Rispetto alle scelte che abbiamo fatto negli anni passati, Menichini ci dà qualcosa in più, devo dirlo, avete già capito. Un valore aggiunto importante, perché Menichini oltretutto è un uomo di esperienza, uno che sa di calcio, uno che sa lavorare con i giovani, uno che sa insegnare calcio. Settimana scorsa, quando sono salito su a Milano insieme con Ursino, per cui insieme abbiamo deciso di proseguire questa avventura che non si ferma eventualmente solo a quest'anno, ma avremmo l'opzione anche per l'anno successivo. Ringrazio il Presidente e la società tutta di questa accoglienza, è una destinazione Crotone che mi aggrada, perché lo dicevo negli incontri che ho fatto con anche col direttore e con la società, è una squadra che secondo me ha delle buone potenzialità. Quest'anno era un'ottima squadra, che devo dare merito a Franco Lerda, che oltre a tutto è un amico, che veramente ha fatto un grande campionato. Io dico sempre ai miei giocatori: noi andiamo in campo per vincere sempre, poi se l'avversario si dimostra più bravo di noi, chiaramente ne prendiamo atto e, come giusto nello sport, gli stringiamo anche la mano, ma però ce lo deve dimostrare sul campo, non a chiacchiere. Quindi la mia venuta a Crotone, mi sono trovato d'accordo con la società, perché a questo gruppo di giocatori diciamo cosiddetti meno giovani, verranno affiancati dei giovani, poi con la società valuteremo come e chi, e appunto in questo senso cerchiamo di fare un mix importante. Sono venuto a Crotone, torno a precisarlo, perché penso che si possa fare un ottimo lavoro in una città importante dove sono passati bravi allenatori. Io mi auguro che le belle parole che ha detto il Presidente siano amplificate a fine campionato. Vorrebbe dire che abbiamo fatto tutto quello che io e la società si aspetta da me. Niente, viene un preparatore atletico, io porto una persona di mia fiducia, un preparatore atletico molto giovane ma molto bravo, in cui chiaramente garantisco io, è chiaro, e poi con la società stiamo valutando per il resto dei collaboratori, che sono sicuro che, stando in questa società, se sono qualche anno che sono in questa società, vuol dire che sono bravi, altrimenti, siccome ho grande stima di questa società, altrimenti non sarebbero più qua. Quindi il fatto che sono qua e sono stati confermati depone a loro favore.